volevo mostrarvi come con questo programma Audacity si può migliorare la qualità audio delle registrazioni. Ed è un lavoro che sto facendo per le vecchie registrazioni di Maupassant, siccome volevo provare a pubblicare l'intera raccolta dei racconti, magari secondo l'ordine anche cronologico con cui sono messi nell'indice del testo che uso per leggerli. Allora volevo vedere con voi, insomma, la procedura che si può fare per cercare, o almeno con cui io cerco, di migliorare la qualità audio dei vecchi racconti. Questo è un racconto che ho letto 5 anni fa. L'ho letto con uno strumento molto più banale di quello che uso adesso e la qualità era un po' questa. Metto il file su Audacity e proviamo a vedere insieme, insomma. Vedete che è una traccia mono, quindi non è una traccia stereo, e proviamo ad ascoltarla. Giova pareva dormire nel proprio letto, supina, gli occhi chiusi, i lineamenti distesi, i fluenti capelli bianchi accuratamente acconciati, come se si fosse pettinata 10 minuti prima di morire, il viso pallido di estinta. Allora, vediamo da così come si può farla diventare. Intanto la prima cosa che cerco di fare è di trasformare questa traccia mono in una traccia stereo. Per fare questo vado su Tracce, ne aggiungo una nuova, mono, mi viene messa qui, e a questo punto seleziono questa traccia. Una volta selezionata la copio con questo strumento qui, la incollo, e a questo punto ho le due tracce, una copia dell'altra, ma non sono ancora sincronizzate tra loro. Per fare questo vado su queste frecce e clicco su Crea traccia stereo. A questo punto le due tracce sono messe insieme come se si trattasse di una registrazione stereo. Vediamo come suona. Prima di morire, il viso pallido di estinta, così penoso, così pacificato, così rassegnato. Ok, arrivato a questo punto, la pulizia la facevo manualmente per quello che riguardava i rumori che c'erano all'interno dei silenzi nella traccia. Non ci sono tantissimi rumori in questa traccia. Comunque, adesso ho a disposizione uno strumento di Audacity che mi permette di pulire automaticamente questi silenzi in modo tale che non si sentano rumori al loro interno. Come faccio? Seleziono quello che ho registrato, vado sugli effetti e vado su questo effetto che è un gate rumore. È già preimpostato e lui, andando, mi pulirà gli spazi se ci sono eventuali rumori o altre cose di disturbo all'interno dei silenzi della traccia, in modo che i silenzi, diciamo, siano il più puliti possibile. Questo dipenderà anche dalle impostazioni che faccio. La persona dalla vita senza macchia era morta tranquillamente, senza agonia. E ora pareva dormire nel proprio letto, supina, gli occhi chiusi, i lineamenti distesi, i fluenti capelli bianchi accuratamente acconciati. Hai fatto già? No, lo sto facendo. Ah, con un video tutorial? Sì. Bene, Ok. a questo punto i silenzi sono puliti. Si tratta a questo punto di vedere il La suono. persona dalla vita senza macchia era morta tranquillamente, senza agonia. Che non è E ora malissimo. pareva dormire. Però vorrei a questo punto cercare di comprimerlo un poco. Prima di farlo, però, vorrei normalizzarlo, cioè avere il miglior volume possibile. Per far questo, sempre una volta selezionate le tracce, vado sugli effetti e cerco di normalizzare il video. Vediamo. Le tracce sì, aumentano un po' di ampiezza. Vedete che i silenzi restano puliti. La traccia non è brutta in questo caso. Proviamo a risentire un altro pezzo. Soltanto sotto la frase,
colui che ti adora sarà il nome di Henri. Il loro padre si chiamava René e quindi non era lui. Allora il figlio frugò. C'è un pochino di metallicità nel suono. Allora provo ad intervenire con l'equalizzatore. Io l'ho già preimpostato in questo modo, è un'impostazione un po' predefinita, ne ho fatte alcune perché l'equalizzatore, diciamo, va adattato ogni volta al tipo di difetto che si trova nella voce che si vuole correggere. L'equalizzatore è uno strumento, vedete, che ha tutta una serie di gamme di frequenza e si può amplificare oppure ridurre l'amplificazione di una certa frequenza. Le frequenze sono assegnate in Hertz, 20, 60, 80, 160, fino ad arrivare a 1 kHz e poi andando avanti fino a 20 kHz, che è la soglia massima dell'udito. Proviamo a vedere come funziona una volta equalizzato. Sentiamo. Il loro padre si chiamava René e quindi non era lui. Allora il figlio frugò con la mano d'un febbricitante. È un po' meno metallico, mi sembra. A questo punto proviamo a comprimere tutto quanto e usiamo un compressore. Cosa fa il compressore? Il compressore riduce la differenza di ampiezza tra i suoni più forti e i suoni più deboli, quindi crea una maggiore uniformità, il che si traduce in una maggior presenza del suono. Quindi proviamo con il compressore a fare un lavoro di questo tipo. Io l'ho preimpostato, diciamo, in due modi, in modo che agisca in maniera più forte e in maniera più leggera. Proviamo a usarlo in maniera più leggera. Il loro padre si chiamava René e quindi non era lui. Allora il figlio frugò con la mano di... Proviamo a vedere cosa succede impostandolo nella maniera più forte, insomma, in cui sia più evidente l'effetto del compressore. Vedrete che le tracce tendono, vedete, ad appiattirsi, però non a ridursi di volume, anzi... Non posso fare a meno delle tue carezze. In piedi con la stessa aria severa che aveva in tribunale. Ecco, adesso a questo punto usiamo uno strumento che serve a normalizzare i suoni, cioè a portarli alla maggiore ampiezza possibile senza che distorcano, quindi dando un senso di presenza ancora maggiore alla traccia. Usiamo invece che normalizza normale, usiamo questa normalizzazione che riguarda la sonorità percepita. Ecco, proviamo ad ascoltare la traccia. Il loro padre si chiamava René e quindi non era lui. Allora il figlio frugò con la mano d'un febbricitante nel pacchetto delle lettere e ne trasse fuori un'altra e lesse: non posso fare. Ecco, provo a salvare, a esportare questa traccia. La traccia mi verrà esportata nella cartella dove ho deciso di metterla, in questo caso nel desktop. Il file di prima è questo. La persona dalla vita senza macchia era morta tranquillamente, senza agonia. E ora pareva dormire nel proprio letto, supina, gli occhi chiusi, i lineamenti distesi, i fluenti. Il file di adesso suona così. Veglia funebre. La persona dalla vita senza macchia era morta tranquillamente, senza agonia. E ora pareva dormire nel proprio letto, supina, gli occhi chiusi, i lineamenti distesi. Veglia funebre. C'è una certa differenza che fa capire che si può migliorare la qualità dell'audio. Allora, vediamo cosa succede per un altro file, un altro racconto. Inganno di Maupassant. Allora, questo è così come è postato adesso. Inganno Maupassant. Le donne
donna e cosa. Non ci sono prestigiatori più abili nell'ingannarci, con o senza ragione, e spesso per il solo piacere di giocare d'astuzia. E lo fanno con una semplicità incredibile, con un'audacia straordinaria, con un'insuperabile acuta. Ecco, così invece... Le donne cosa? Non ci sono prestigiatori più abili nell'ingannarci, con o senza ragione, e spesso per il solo piacere di giocare d'astuzia. E lo fanno con una semplicità incredibile, con un'audacia straordinaria, con un insuperabile acume. Lo fanno da mattina a sera, tutte quante. Ecco. Le più oneste. Un saluto.